Ok ragazzi, nuovo video, oggi voglio parlarvi di car cycling, un all but gold, quindi un video che sarà sempre sulla cresta dell'onda perché tutti quanti hanno un punto di vista ed è comunque una tematica che attira molto attenzione, per cui cerchiamo di affrontare, ho già fatto logicamente dei video in merito, però facciamo di nuovo il punto della situazione alla luce pure del mio guadagno di esperienza nel corso degli anni, quindi vi dico un po' che cosa ne penso e come impostarla all'atto pratico. Allora, car cycling, sostanzialmente ci riferiamo con car cycling a tutte le metodologie che prevedono una variazione di carboidrati nel corso di diversi giorni della settimana, quindi per esempio posso avere dei giorni a alti carboidrati, dei giorni a bassi carboidrati, oppure dei giorni ad alti carboidrati, dei giorni a medi carboidrati, dei giorni a bassi carboidrati, e questa metodologia può andare, e anzi spesso, molto spesso va di pari passo con quella che è il calorie shifting, quindi oltre ad aumentare i carboidrati aumento anche le calorie in generale, o meglio aumentando i carboidrati mi aumentano le calorie, quindi avrò una variazione di carboidrati e in più le calorie anche andranno di pari passo e varieranno nel corso di diversi giorni della settimana. Allora, di metodologie car cycling ce ne sono un'infinità, potete impostarla su 3 giorni, potete impostarla su 4 giorni, potete inserire 2 giorni attaccati o fare un giorno sì, un giorno no, potete inventare quello che vi pare. Normalmente la car cycling è una metodologia che si basa, che si modula in funzione di un altro stimolo molto importante che abbiamo nella nostra settimana, ossia l'allenamento, e questo è abbastanza logico. Cerchiamo quindi di capire quali sono i capisaldi alla base di questa metodologia. Allora, sostanzialmente la forma più utilizzata di car cycling, quella a cui io credo di più e che credo sia più sensata in assoluto, è quella che prevede una ciclizzazione per sfruttare quello che è da una parte la pre-workout nutrition, ma soprattutto il timing dei nutrienti in funzione dello stimolo allenante, ossia mi spiego. Il nostro corpo va a utilizzare come substrati energetici in maniera alternativa, in realtà è sempre la benzina che utilizziamo è sempre un mix dei due, però diciamo in maniera alternativa, carboidrati e grassi, nel senso che per il nostro corpo ci sono queste due fonti, sono due substrati energetici, può utilizzarli entrambi, quasi in tutte le circostanze. Il metodo che utilizza il nostro corpo per orientarsi sugli uni e sugli altri è l'intensità che abbiamo di sforzo, quindi da che siamo a riposo il nostro corpo si orienterà principalmente sull'utilizzo dei grassi, fino a quando non arriviamo a allenarci via via molto più intensamente e da un allenamento di tipo aerobico passiamo ad un allenamento misto, un allenamento anaerobico, quindi in assenza di ossigeno, in cui il nostro corpo sarà costretto ad utilizzare carboidrati, perché per utilizzare i grassi deve passare attraverso un processo, quello di beta ossidazione, che prevede il consumo di ossigeno. Quindi logicamente quando ci alleniamo in anaerobiosi il nostro corpo andrà a utilizzare i carboidrati, tranne il sistema lattacido, però su questo non ci interessa più di tanto in questo momento. Quindi sostanzialmente il nostro corpo si orienta tra i due, ma può non essere sempre efficiente nel farlo. Faccio un esempio concreto: un soggetto che tende ad avere scarsa sensibilità insulinica e si avvicina alle forme di diabete può portare a un circolo vizioso per cui il nostro corpo inizia a chiedere carboidrati sia durante l'attività fisica, ma inizia a chiederli anche a riposo. Quindi c'è questa costante voglia di dolce, questo costante senso di fame in cui il nostro corpo ci induce, ed è, tra virgolette, un meccanismo che si rompe, si inceppa, e il nostro corpo non sarà più bravo, non sarà più portato ad utilizzare i grassi a riposo. O l'esempio esattamente opposto, un soggetto che utilizza una dieta chetogenica, nelle ultime fasi di dieta chetogenica, il nostro corpo si ritroverà ad utilizzare i grassi come substrato energetico via via anche che l'intensità va leggermente ad aumentare, quindi diciamo che non utilizzerà e non ricercherà più i carboidrati come substrato. Quindi vediamo che il nostro corpo teoricamente è perfettamente attrezzato per fare questo shift nell'utilizzo degli uni piuttosto che degli altri, però certe scelte nostre da un punto di vista alimentare potrebbero portare a inficiare questo processo, e alcune scelte sono anche banalmente una forzatura da un punto di vista di surplus calorico e di mole di carboidrati che può avvenire per esempio in fasi di bulk, quindi in questi casi, o anche una forzatura di diminuzione dei carboidrati in fase di cut. Tutto questo fa uscire il nostro corpo dalla capacità fisiologica di cambiare substrato, e non è ottimale perché il nostro corpo di default utilizza più grassi a riposo e più carboidrati durante l'allenamento per un discorso di convenienza e efficienza, perché è la cosa più logica e più comoda per lui. Quindi mantenere questo processo, incentivare anzi questo processo, ci permette al nostro corpo di essere molto più efficiente, quindi
l'efficienza si ripercuote anche in miglior cambiamenti, cambiamenti più drastici, più importanti, da un punto di vista di composizione corporea. Ossia, se il nostro corpo riesce a essere in grado di bruciare grassi a riposo e di utilizzare i carboidrati come substrato energetico quando ci alleniamo, allora i nostri risultati da un punto di vista di composizione corporea saranno migliori, banalmente. Quindi è nostra premura mantenere questo processo e salvaguardare il corpo dal mantenerlo. Quindi questo è il panorama generale. La carb cycling come metodologia va a infilarsi proprio per incentivare questo processo. Ossia, il concetto di base da cui parte la carb cycling è quella di aggiustare sia le calorie, perché stiamo di nuovo parlando anche di calorie shifting, sia i substrati energetici in funzione di quello che noi facciamo. In un giorno di allenamento, soprattutto a ridosso dell'allenamento, quindi nel pasto prima, durante e nei pasti dopo l'allenamento, andrò a privilegiare un maggior consumo di carboidrati. Questo sia perché il mio corpo dovrà utilizzarli, sia anche perché è meglio attrezzato per gestirli, perché l'attività fisica, soprattutto se intensa, porta a una proliferazione e migrazione in membrana dei GLUT4 recettori, quindi il nostro corpo riuscirà ad assimilare i carboidrati meglio, quindi una volta che il glucosio viene messo nel torrente ematico verrà captato da questi GLUT4 e in questo caso verrà captato in maniera selettiva dal tessuto muscolare e messo all'interno del tessuto come glicogeno, sotto forma di glicogeno, e in questo caso quindi ci sarà anche un minor rilascio di insulina. Quindi da questo punto di vista vediamo che il nostro corpo è in grado di gestire i carboidrati molto meglio chiedendo meno l'intervento dell'insulina, che è super positivo da un punto di vista di mantenimento nel lungo periodo, e questo si va di molto importante da un punto di vista di longevità dell'atleta, dicevo di mantenimento nel lungo periodo della sensibilità insulinica ottimale. Viceversa, nel momento in cui mi allontano dal mio allenamento, quindi nei pasti lontani dall'allenamento, ma soprattutto nei giorni off in cui non mi alleno, quello che vado a fare è dare un maggior contenuto di grassi al mio corpo. Questo perché semplicemente il mio corpo sarà più indirizzato verso il consumo degli stessi. Quindi questo processo porta effettivamente a poter permettere al mio corpo di muoversi, è come se fosse una spia della serie: guarda, ti do esattamente quello che ti serve, quindi continua a fare quel che devi, perché ci penso io a fornirtelo, non ti devi stare ad impazzire. Quindi il nostro corpo sarà molto più efficiente nel mantenere questa fisiologia. Ora quindi capite di per sé che la carb cycling, o almeno la forma di carb cycling più base, più semplice, che io poi vado nello specifico a consigliare, è proprio questa di suddivisione di giorni on e giorni off, ossia giorni in cui mi alleno avrò un maggior consumo di carboidrati dal pre-workout fino ai pasti successivi, i giorni in cui non mi alleno andrò a diminuire il mio consumo di carboidrati in favore di un aumento di consumo di grassi, ma le calorie nel complesso saranno poi comunque tendenzialmente ridotte, perché sarà un giorno in cui logicamente c'è un minor dispendio. Ora, molti dicono di aumentare i carboidrati nei giorni off perché dobbiamo incentivare il recupero. In realtà il recupero del glicogeno avviene tranquillamente dando carboidrati nelle prime ore dopo esserci allenati, ma soprattutto se siamo in normocalorico, in surplus calorico, non andremo sicuramente ad avere un deficit di glicogeno muscolare, quindi garantiremo tranquillamente il recupero delle scorte e delle riserve andando a mangiare nelle prime ore dopo l'allenamento. Quindi da questo punto di vista non dobbiamo assolutamente preoccuparci, ed anzi andare a caricare troppo di carboidrati nei giorni off può voler dire anche una pessima gestione degli stessi, e quindi il nostro corpo non sarà effettivamente attrezzato così bene a recuperare le scorte di glicogeno, salvo periodi in cui stiamo in forte deficit, in cui ci sono strategie pre-gara o casi specifici di persone che tendono ad avere difficoltà a mettere peso, ma questi sono tutti casi diversi che sono l'eccezione piuttosto che la regola. Ok, altro appunto che faccio, con cui mi sto trovando bene ultimamente, di cui non credo avessi parlato, è quello di anche forzare un po' di più la carb cycling in funzione del distretto che alleniamo. Questo secondo due ordini di principi: il primo è il distretto che consuma di più, quindi tipicamente le gambe, e il secondo è il distretto che abbiamo carente. Possiamo utilizzare le due cose in maniera alternativa, ossia forzare un po' di più in funzione del distretto carente, oppure forzare un po' di più in funzione delle gambe, che tipicamente è la sessione di nuovo che brucia di più, e mi auguro che sia così per voi. Nel mio caso le due cose corrispondono, perché ho le gambe carenti, quindi non me ne faccio troppo un problema. Che cosa vuol dire questo? Banalmente avrò dei giorni a carboidrati medio-alti, che sono i giorni di allenamento, dei giorni a carboidrati bassi, che sono i giorni in cui non mi alleno, mentre nei giorni in cui alleno le gambe, che è proprio oggi peraltro, infatti sto in refeed e sono super super felice, avrò un apporto di carboidrati molto più alto, proprio, e logicamente un apporto di calorie più alto. E questo
di nuovo per il fatto sia di incentivare il distretto carente sia di incentivare e far fronte a un bisogno energetico sicuramente maggiore. Quindi in questo caso io per esempio in questo momento, ma potete seguirmi sul mio logbook su Rhino Nation, ho la dieta impostata su 3 giorni, giorni off, giorni on e giorni di gambe. Più o meno giorni di gambe mi si presentano ogni 4-5 giorni in base alla split, per cui io ogni 4-5 giorni ho questo refeed, questa diciamo ricarica, che però viene inserita in un contesto per l'appunto di Carb Cycling. Ok, all'atto pratico cerchiamo di capire come impostarla. Ora non voglio in realtà basarmi troppo su calcoli o formule, ma vi dico esattamente come potervi muovere in maniera molto smart e veloce, perché poi il grosso starà a voi nel valutare il vostro aumento del peso e il trend del peso e come vedete allo specchio nei diversi giorni e aggiustare pian piano il tiro. Allora, quello che faccio normalmente è inserisco innanzitutto le proteine fisse. Io di proteine per me preferisco stare abbastanza elevato, quindi sto tra i 2,2 e 2,7 grammi per chilo di peso corporeo e mi ci sto trovando tendenzialmente bene. Le linee guida generalmente passano da 1,5 a 2,2 e 2,7 in fase di cut grammi per chilo di peso corporeo, quindi diciamo che generalmente potete muovervi in base a quello che sentite. Se le proteine le digerite bene, perché questo è il problema principale, io le digerisco molto molto bene e non mi danno fastidio alti input proteici, quindi se state bene forzate un po' la mano e orientatevi sui 2,2 grammi per chilo di peso corporeo orientativamente. Ok, proteine fisse durante tutti i giorni. Ora voi sicuramente avete delle calorie di riferimento per la vostra fase in cui state, quindi che sia una normocalorica, una ipercalorica o una ipocalorica, ecco, mantenete queste calorie medie. Ok, quindi il calcolo delle calorie settimanali dovrebbe rimanere più o meno lo stesso. E già, sottraete le calorie derivanti dalle proteine. Ora, per quanto riguarda i carboidrati, allora, io nei giorni off di media parto inserendo un 180 grammi di carboidrati, che è abbastanza basso, più o meno fa fronte alla spesa energetica media di una persona, diciamo, sedentaria, e parto da qua. Voglio anche forzare un minimo questo gap, sempre per non dare sempre queste botte di carboidrati costanti, sempre. Quindi nei giorni off cerco di abbassare tendenzialmente, e sto più o meno sui 180 grammi di carboidrati. Di contro, d'altra parte, nei giorni on, i grassi più o meno li tengo su 0,5-0,6 grammi per chilo di peso corporeo, quindi una persona che pesa 70 kg starà sui 35-40 grammi di grassi, più o meno come data indicativa, di nuovo questo soltanto nei giorni on, quindi i giorni in cui mi alleno. Quindi c'è questo parallelismo dei grassi che si abbassano e i carbo che salgono, e i carbo che si abbassano e i grassi che salgono nei giorni off. Ok, a questo punto ho impostato tutto quanto, ho settato queste giornate, mi manca logicamente la quota di carboidrati nei giorni on e la quota di grassi nei giorni off, che sono delle quote che si basano sulla differenza di calorie che mi rimane. Quindi io banalmente avete calcolato le vostre calorie settimanali, avete sottratto le calorie derivanti dalle proteine, avete sottratto le calorie derivanti dai grassi nei giorni on, quei 35-40 grammi che saranno, e sottratto le calorie derivanti dai carboidrati nei giorni off, quei 180 grammi, a questo punto ci avete un tot di calorie che rimangono. Ora, generalmente il gap che io tengo tra giorni on e giorni off è di 500 calorie, quindi nei giorni on cerco di stare 500 calorie sopra, nei giorni off cerco di stare 500 calorie sotto. Quindi quello che dovete fare è prendere queste calorie che rimangono, dividerle per 7 giorni e a questo punto, in base anche ai giorni in cui vi allenate, cercate di aumentare i giorni on di 250 calorie e diminuire i giorni off di 250 calorie. In questo modo avrete logicamente un gap tra i due giorni di 500 calorie totali. Però di nuovo questo dipende anche da quante volte vi allenate giornalmente. A questo punto avrete le calorie di tutti i giorni, non dovrete fare altro che riempirle con i carboidrati per i giorni on e i grassi per i giorni off. Quindi in realtà è un processo abbastanza semplice, spero che sia risultato abbastanza chiaro. Però qual è il concetto? Quello che non dovete starvi ad ammazzare troppi di calcoli, nel senso che per iniziare io potrei dire mettetevi a 350 grammi di carbo, un 180 grammi di proteine e un 40 grammi di grassi nei giorni on, mettetevi a 180 grammi di carbo, un 180 grammi di proteine e 70-80 grammi di grassi nei giorni off. E vedete come vanno le cose, vedete come state, vedete se il peso scende e sale, se sale vedete in quali giorni specifici sale, se scende cercate di aumentare da qualche parte, ma soprattutto in tutto questo dovete tenere in considerazione quella che è la CG ratio, quindi il rapporto tra carboidrati e grassi settimanali, quindi il totale di carboidrati che mangiate nel corso della settimana diviso il totale di grassi che mangiate nel corso della settimana. Ecco, questa CG ratio dovrebbe essere sempre compresa tra 5 e 10. Questo perché? Perché se io sforo di 10 vuol dire che sto mangiando tanti carboidrati e
il mio corpo inizia a vacillare e a richiedere carboidrati anche a riposo, se invece scendo sotto i 5 il mio corpo si orienterà soprattutto nell'utilizzo di grassi. Quindi diciamo che 5-10 è questo sweet point di CG ratio, però questo discorso lo affronteremo eventualmente in un altro video. Quindi spero questo video sia stato utile. Logicamente, parlando di carb cycling, entriamo in un discorso di calcoli su calcoli su calcoli su calcoli, ma non è mia premura darvi delle formule, quanto piuttosto il fatto che dovete gestire le cose passo dopo passo in base a quelli che sono i vostri feedback. Quindi basatevi su quello che è quella che è la vostra risposta, la risposta del vostro corpo, e muovetevi di conseguenza. Detto questo, scrivete qua sotto tutte le domande, commenti, pensieri, vostre osservazioni in merito, se avete provato qualcosa. In questo modo instauriamo il solito confronto, e detto questo ci vediamo al prossimo video.